Francesco Tortora, parto da lei per, come assessore all'ambiente, per puntualizzare l'incontro che viene oggi presso la sala consiliare del comune di Scurcola. Un incontro importante che dà un avvio maggiore a quello già precedente iniziato dalla Tecneco. Sì, sicuramente è un'occasione importante per l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Morgante, ma per tutta la collettività di Scurcola e anche per Tecneco, per l'azienda stessa, perché comunque rafforza la presenza loro sul nostro territorio. In occasione del rinnovo del capitolato speciale d'appalto, quindi del nuovo servizio rifiuti, abbiamo voluto fortemente dare un'impronta diversa a questo aspetto, perché volevamo che il servizio non fosse solamente un semplice conferimento o una semplice raccolta, ma volevamo che le persone fossero più sensibili e più compartecipi a quello che è diciamo, il problema della sostenibilità ambientale ai giorni d'oggi. È per questo che, oltre ad rafforzare i servizi che già erano precedenti al nuovo rinnovo, abbiamo voluto fortemente l'installazione di nuove isole ecologiche per i non residenti, per le utenze non domestiche fondamentalmente. Abbiamo spinto affinché fosse inserita l'installazione di nuovi cestini porta rifiuti, ad esempio, oltre allo sviluppo dell'app che consentirà uno scambio più proattivo di informazioni relative anche eventualmente alla segnalazione di disservizi. Quindi ci tenevamo molto affinché anche quelle che sono state le promesse elettorali, insomma, inserite in campagna elettorale, fossero mantenute. Sindaco Morgante, era un problema soprattutto evidenziato nel periodo estivo, quando tanti sono le persone che vengono a scoprire questo stupendo vostro paese. È vero, è verissimo, anche se comunque ci siamo sempre resi disponibili a tenere aperti anche il cortile del comune, per esempio, diciamo alle persone non residenti che avevano esigenze magari di ripartire il sabato o la domenica e quindi non poter conferire all'esterno della propria casa il mastello con il rifiuto da ritirare. Quindi abbiamo sempre, comunque, ci siamo sempre resi disponibili con due aree, no? Che una era questa proprio nel cortile del comune, l'altra invece nell'area presso l'ex cooperativa, dove appunto queste persone, partendo, potevano comunque lasciare i loro rifiuti. Quindi sì, speriamo che l'estate prossima, insomma, già dia buoni risultati, perché con il posizionamento delle isole sicuramente riusciremo anche a sopperire a questo problema, che insomma è stato anche un po' pesantino in questi anni. Grazie. A voi. Dottore Edoardo Addari, responsabile della comunicazione esterna della Tecneco. Oggi è un incontro importante, soprattutto per Scurcola Marsicana, con l'evoluzione della vostra partecipazione. Beh sì, Scurcola Marsicana, innanzitutto dobbiamo ricordare che 5 anni fa Scurcola Marsicana è stato il primo comune marsicano a credere nel porta a porta. Quindi per noi è stato praticamente quasi un comune pionieristico sotto questo punto di vista. Oggi, col nuovo appalto, che quindi Tecneco servirà il comune per i prossimi 3 anni, partiamo già da un dato abbastanza consolidato, che è quello di una percentuale di raccolta differenziata al 79% in quest'anno. Considerando che l'anno ancora non è finito, possiamo anche sperare di fare anche qualche punto in più e quindi arrivare anche oltre l'80%, che per un comune e per noi è sicuramente un dato abbastanza eloquente. E per i prossimi 3 anni Tecneco su Scurcola ha investito molto, sia in termini di servizio ma anche di innovazione, in quanto verrà ad esempio posizionata proprio qui in Piazza della Venere un'isola informatizzata a servizio delle utenze non residenti e di alcune utenze non domestiche che hanno poco spazio per poter inserire i contenitori. Quindi questa è un'innovazione anche dal punto di vista proprio futuristica, perché in qualche modo è un'isola che permette a chi verrà poi abilitato di conferire il rifiuto in assoluta autonomia e libertà. Questo significa anche aiutare Scurcola nella ricettività estiva, che ovviamente, essendo una di quelle località davvero da ammirare da parte del turismo, che poi il sabato va via, diventava un punto veramente poco qualificante per la cittadina.
Beh, Scurcola fa parte dei borghi autentici d'Italia, quindi come tale è chiaro che a livello ricettivo sicuramente avrà delle performance, soprattutto durante il periodo estivo, abbastanza elevate. E proprio in questo ne abbiamo voluto investire, proprio per dare la possibilità al Comune di accogliere questa, diciamo così, popolazione tra virgolette estiva che si riversa su Scurcola, mettendo a disposizione dei servizi che in qualche modo liberano anche dall'angoscia di dover differenziare il rifiuto e non sapere come fare. L'isola informatizzata è nasce con questo scopo e noi l'abbiamo messa al servizio di Scurcola proprio per venire incontro a questa esigenza. Grazie.